Allora, sindaco, siamo all'inaugurazione di questi campionati europei di juniores. Abbiamo avuto anche la possibilità di guardare il ponte che collega le due parti di città, quella un pochino più periferica a quella che è la città che poi inizia il suo percorso che arriva fino al centro storico. Che cos'è che ha significato questa giornata per te? Ma questa è una giornata storica per la nostra città, perché inizia una settimana di sport che metterà Rieti nella vetrina nel mondo, ci farà conoscere in tutto il mondo, e poi inauguriamo un'opera pubblica fondamentale per lo sviluppo armonico di Rieti, che cambierà le abitudini dei ratini e che ci permetterà di vivere il fiume non più come un confine del centro cittadino, ma come un elemento da attraversare e da vivere. Noi vogliamo investire molto sul fiume Velino, vogliamo che sia transitabile, che sia vivibile, perché pensiamo che stia diventando sempre di più il simbolo di questa città. Ecco, noi oggi abbiamo iniziato a parlare ancora di più di sport grazie anche al Movimento Atletica Leggera Cassa di Risparmio. È una fase importante di quello che riguarda il tuo primo anno di mandato a livello amministrativo. Che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi come eventi che avranno un'importanza a livello... È un evento unico, probabilmente l'evento sportivo più importante che la città abbia mai ospitato. Abbiamo una tradizione importante in tante discipline, però probabilmente l'atletica leggera è davvero la vocazione di questa città. Questo è un luogo che è stato transitato probabilmente da tutti i giovani di Rieti, il campo scuola, e io penso che ci toglieremo anche delle belle soddisfazioni come nazionale italiana, perché abbiamo tanti giovani, molti dei quali vengono dal nostro vivaio. La studentesca Carini è davvero un patrimonio dell'atletica leggera italiana, e mi auguro che questi campionati siano la vetrina anche per i giovani talenti che vengono da questa città e dal nostro paese. 47 paesi rappresentati qui a Rieti, saranno presenti tantissima gente che vedrà e conoscerà questa città che è capoluogo di provincia, ma anche l'ombelico d'Italia. Questa è l'altra fase che spesso ci dimentichiamo di ricordare. Che cosa l'amministrazione comunale ha messo in piedi per valorizzare ancora di più? Ma intanto siamo qui con uno stand, stiamo qui con i ragazzi dell'Informa Giovani che iniziano l'esperienza della loro web TV. Crediamo che questa sia una grande occasione per tutti, per i commercianti, i ristoratori, per l'economia locale. Dobbiamo portare questa città in Europa, iniziamo a farlo ospitando l'Europa a Rieti. Speriamo di poter trasmettere un'immagine positiva dei nostri abitanti e di Rieti. Io credo che sia veramente un'opportunità unica che non dobbiamo sprecare, per questo mi auguro che tutta la città, come sta avvenendo questa sera, si possa stringere intorno a questo evento davvero unico. C'è da fare i complimenti al Movimento di Atletica Leggera di Rieti con Milardi, ma anche la Cassa di Risparmio ha dato un impulso forte a questo grande evento. Sì, beh, la studentesca Cariri poi l'anno scorso ha conquistato il 20° titolo nazionale, è davvero una fucina di campioni, la Cariri è il suo sponsor principale ed è anche uno dei motori di questa grande organizzazione, il comitato promotore, naturalmente anche noi ci onoriamo di farne parte, abbiamo contribuito, vogliamo contribuire allo sviluppo di uno sport che deve essere sport per tutti, ma può anche essere volano di sviluppo economico per questa terra. Bene, sindaco, ti ringraziamo, ti abbiamo visto alla Festa del Sole in un momento bellissimo della festa di questa edizione, oggi siamo qui a festeggiare quest'altro evento, i prossimi saranno ancora più importanti, immagino. Assolutamente sì, un'estate piena di eventi, adesso inizierà il 27 luglio il Festival Rieti Invasioni Creative, organizzato e finanziato dalla Regione Lazio, poi avremo la Fiera del Peperoncino, avremo il Rieti Festival, avremo la Nazionale Under 21 di calcio che verrà a giocare qui il 5 settembre contro il Belgio e starà 3 giorni a Terminillo. Davvero tante iniziative, una città che vive, una città che vuole reagire alla crisi. Quest'anno probabilmente non vale la pena andare in vacanza, perché è davvero una città piena di eventi e di occasioni per vivere insieme l'estate. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro.